A volte si può crescere come i fagioli, ma nel mondo professionale si cresce più come le querce, è una crescita più lenta ma più solida. Quindi il poter capire dove si va, dove si può andare, genera un senso di fiducia. È come un patto che si genera fra noi e le persone. Le persone sanno che qui possono fare esperienze diverse e quindi sono leali al nostro modo e alla nostra crescita fino a quando sentono che sono ascoltate, e da parte nostra sappiamo che queste persone ci danno tantissimo, perché portano il loro entusiasmo, la loro energia per sviluppare l'attività che poi è di tutti. E avendo un gruppo di ragazzi giovani, abbiamo un'età media che è di 34 anni, quindi ci siamo resi conto che se li volevamo tenere dovevamo comunque creare nuovo spazio, aprire, creare nuove opportunità, e quindi questo ci ha da un lato obbligato a crescere, dall'altro ci ha anche fatto piacere, perché questa crescita è effettivamente avvenuta. Quindi noi oggi diciamo che come leader noi dobbiamo generare spazio, creare spazio perché gli altri lo possano occupare. Ai ragazzi che lavorano con noi, io chiedo spesso di scegliersi il capo che interpreta meglio i loro bisogni, altrimenti si creano delle perdite di energia. Stili diversi sono accettati all'interno dei valori base che fanno di Lombardini 22 una comunità. Tutti noi che stiamo in qualche modo cercando di andare su territori inesplorati nel mondo della gestione, siamo sfidati, perché finché le cose vanno bene tutti sono d'accordo con noi, appena le cose non vanno bene si ritorna al fatto che non stiamo seguendo le regole del libro, e quindi, come nel maialino coraggioso, ognuno deve stare al suo posto e il posto del maiale è sotto il carretto. Questa cosa è molto importante, bisogna resistere a questo momento, bisogna avere la capacità e la convinzione che questo è un modello giusto, nel bene e nel male. Questo è un modello che genera più comunicazione e genera più reattività e più responsabilità. Lombardini 22 mi ha dato uno spazio, un luogo, un ecosistema, un supporto per lanciare quella che è stata una delle mie prime imprese. L'hanno fatto solo per la volontà di generare la crescita di altre realtà e quindi dare anche ad altre persone la possibilità di realizzarsi come persone, come professionisti. Questa contaminazione reciproca, questa forma di ispirazione reciproca continuerà negli anni creando opportunità e relazioni potenzialmente infinite. L'incontro con Lombardini 22 avviene nel momento in cui sono presidente della zona 6, oggi municipio 6, lanciano un'ipotesi di trasformazione del territorio che è più un'evocazione che non una trasformazione reale. Parte questo progetto che loro definiscono Mesopotamia Milanese, cominciano a incontrare voci molto diverse e a raccogliere attorno a questa, potremmo dire, icona o rappresentazione di un futuro possibile, un contributo multiplo. Parlano con gli studenti, con gli amministratori, parlano col sistema delle imprese. Penso che Mesopotamia abbia lanciato un'idea che possono esistere appunto sistemi di trame, di relazioni capaci di generare e di mettere al lavoro cose nuove. Poi un altro aspetto molto importante è passare da una visione personale individuale ad una componente che invece rilascia e ributta sulla collettività qualcosa che prima non c'era, qualcosa di utile per chi ci sarà. E questo aspetto è una cosa che deve segnare non solo la politica, ma io penso la storia dell'uomo e delle città. Ho vissuto anche gli anni di formazione in un momento in cui c'era una cultura del modo italiano di gestire le persone che era molto forte. Poi man mano si è perso. E quindi io nasco da quel tipo di cultura e ho visto che nelle mie varie esperienze di vita quel modello genera un certo tipo di risultati sulle persone. Il poter gestire questo modello da imprenditore per me è stata la prova che la cosa funziona. Dal mio punto di vista questo ha allungato la mia vita media professionale.
Se voi vedete, la maggior parte dei manager internazionali ha delle grandi crisi intorno ai 40 anni, perché perde quell'ingenuità che è naturale negli anni di studio, perché si confronta con la vita reale. C'è una divaricazione progressiva fra quelli che sono gli obiettivi di una vita e quello che uno è costretto a fare di giorno in giorno. Questa cosa crea depressione, crea scoramento. Nel mio caso, essere riuscito a rigovernare questa cosa genera un'energia straordinaria che penso si veda.